Hola! Allora, benvenuti a una nuova puntata di Dani, Dani, Stevi, non sigla! Però che ci fosse la sigla la mettessimo in questo momento. No, no, ma non succederà assolutamente. Non è vero! No, no, non succederà. Ora diranno per un attimo, Dani a 3:22 mi ha aiuto. Scusate, aspetta. Devo prendere. Facciamo la quinta sigla, come se non fossimo in questo istante. Assaggi di Dani. Ma tu collabora, no, però una volta che e Stefi. Benvenuti. Benvenuti a una nuova puntata di Assaggi di Dani e Stefi, la nostra sigla. Allora, dunque, io ringrazio vivamente, ringraziamo vivamente la Munchpack. Si vede? La Munchpack che ci ha, arriva la confezione, sì, che ci ha donato di un'altra confezione di assaggi un po' particolari da dover appunto assaggiare. No, dai, sei in culo. Ma va. Allora, una cosa, cioè, ora, con tutto il rispetto, ma non è che siamo in Burundi che non abbiamo di cose come questa, insomma. Cioè, ringraziamo perché è sicuramente una cosa in più da mangiare, ma non lo assaggeremo perché chiunque sa. Chiunque ha mangiato l'app, tra l'altro è buonissimo, però. Sì, ma che cosa della Kinder non sia buona? Sì, infatti. La merda della Kinder è buona. Esatto. Cosa assaggiamo questa puntata? Allora, in questa puntata assaggeremo queste patatine qua al formaggio. Alla formaggio del cazzo. Mamma mia. Come si scrive? Come si dice allora? Alla formaggio della minchia. Poi queste caramelle qua con i pezzoli dentro di arancia, non so se li vedete, esatto. I pezzoli dentro da non confondere con pezzoffa. Hashtag pezzoffa. Da oggi, se volete parlare di me e Dani contemporaneamente, siamo in pezzoffa. Hashtag pezzoffa. Assolutamente. E poi queste caramelle che secondo noi sono al limone e zenzero. Però c'è scritto ginger. Ora, se ci volete prendere per il culo, ditelo. Ginger lemon. Però vedi, gummi. No, gummi. Sono gummi. Gummi, sì. È cretino. Troviamo sempre le date di scadenza. Non si sa mai. Foto copertina? Sì. È molto bene. Da cosa cominciamo, Pezzandia? Dai, dal gocce. Voilà. Mica come l'hai sguardato, se fai così anche con le fregne non rimane. Tutto abbiamo appena finito di mangiare. Ma proprio appena, non per dire, appena! Abbiamo appena smangiato il bevuto di sempre. Mi caderà dopo. Sai cosa mi ricorda? Quelle sottigliette, quelle rosse. Sì, è vero, sì. Assaggiamo? Vai. Oddio, c'è l'aglio! L'ho fatto contemporaneamente! Sì, però non so, malvagia. Sanno di cheddar, come si chiama? Cheddar. Cheddar, un po' di sottiletta rossa, però hanno poi a un certo punto, da nulla in bocca ti sbuca una lampada da... Madonna! Minchia! Madonna! Tra l'altro tra un po' arriverà sua sorella, ci morirà. Sì, esatto, sì, scapperà. Vabbè, comunque, allora, odore pessimo, gusto buono, il retrogusto un po' così, perciò io direi un 3,5. Precisiamo sempre che da 1 a 5, quindi l'offa mezza e mezza prove, voto 3. Allora, io mezza e mezza prove, perché? Pro 3,5. Perché comunque, se non ci fosse nientato, me ne mangerei. Ah, sì, beh, ma se non ci fosse nientato, ci mangeremo anche la merda. No, però quella poi tu come prima scelta, no? Se non ci fosse nientato. Dunque, io assaggerei adesso queste qui, che ripeto, secondo me sono limone e zenzero, secondo noi, e assaggiamo. Se è zenzero, sono pizzicorine, quindi... Esatto, chiusi, e oltretutto... Dai, lo zenzero qua. Ma bisogna tagliare. Ah, no. Lo zenzero oltretutto fa digerire, cosa assolutamente. E allora dobbiamo mangiarle per ultimo, minchia. Odore, aspetta. Nessi in piatti.
Sì, mi visto a plastica. Sono così. Lei ora ride, ma non sa che se la riprende si mangia quello. Mangi di pasta frolla, una caramella non riesce a reggere, cioè. Sono così. Così. E vai. Questo è zenzero. Che? È zenzero, che cazzo? Ora non è che ci no, la gente, cosa si dice zenzero? Ha ben fatto la figura di me. Il limone e zenzero effettivamente, ma sono buonissimi. No, fa prova di cosa 5, sono io a prendere il limone. 5. Sono davvero squisite. Sono scadute. No, ho provato prima, guarda. Davvero molto molto buone, scusate per questo scotch. Sanno di limone molto molto aspro e poi pizzicano la lingua proprio, sembra sì? Pizzica di zenzero. Sì, 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 sì. Ma come... Sì. No, ha lo stesso gusto, sai lo zenzero fatto per me? Lo zenzero fatto con la caramella, quindi quello dolce. Uguale. Sì, 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 sta proved. Allora, adesso... Hai dato il voto? Sì, l'ho cercato il voto 5, ho detto, sì, sì. Che buone, me le devo comprare. Che sta solo in Italia? Ma figurati, abbiamo neanche l'aria, ma non penso. Ora, assaggiamo queste caramelle. Che di questo tipo qua, ma sono fatte sì. Preparare all'anguria. Quelle fatte così a Dado Star, ma che ricordate? Ma mi sembra. Ma che ma, sì. Che non era nostro granché della... No, erano quelle alla fortunella. Le fortunella, è vero. Questa è l'arancia, quindi sono identiche. Sì, la fortuna era. Sì. Allora, i pezzoli di arancia ci sono cosciolti. Oddio, sembrano caccole. Vai. Ah, no, sempre con la consistenza che si porta all'otturazione del 92. Fa buono. Ma è la buccia questa. Vedi? Buonissima. Guarda cazzo, aspetta. Oltretutto cioè, secondo me sai perché collaboriamo con queste aziende? Perché devono assolutamente scaricare ciò che è in scadenza, perché questa scade a dicembre di quest'anno. Ma no! Le caramelle che però non hanno! Guarda. A dicembre di quest'anno e per legge dai distributori o dai negozi devono togliere qualcosa come 3-4 mesi prima che scadano. Ve le danno a noi stronzi. Ve le danno a noi stronzi. Comunque l'ho fatta prova e ho voto 5 perché sanno di buccia di arancia. Un po' marognola ma non tanto. E l'ho fatta prova e ho voto 5. Sono davvero davvero buone. Davvero buone. Da Dio in questa puntata. Sì, mi dispiace che voi amate le vostre facce schifate, sì, ma... Sì. L'altra volta infatti Sara mi ha detto... Perché l'altra volta sono andata a prendere le foto, no? Del mio video musicale. E foto queste. E mi ha detto, ma stasera c'è un video? Le ho detto, sì, c'è un video con la Loppa. Cos'è un assaggio? Sì, esatto. Però una volta avevo cavato cose più schifezzose. Adesso no, non so. Sto. Ci va di siamo questo. Fortunati. Va bene. Niente, grazie mille per aver seguito questa puntata. Ci vediamo alla prossima, sempre con la Munchback. E ciao alla fine. No, no, no.